Ragazzi, ragazzi e fanciulle, ragazzi è universale, ma welcome back, bentornati. È un episodio notturno, ma di quelli... Il ciclo di rotazione terrestre è proprio da un'altra parte rispetto alle creature diurne che dovrebbero essere gli esseri umani. Io, tra l'altro, prima di mettermi a registrare, ho messo in ordine gli inventari, ho preparato le scatoline, ho fatto gli zainetti, ho tolto tutti i punti esclamativi da qualunque menu per poter leggere tutto in una maniera bella ordinata da reset. Ho fatto una di quelle cose che mi fanno sentire col quaderno nuovo per poter proseguire in qualcosa che oggi penso porterà fuoco, fiamme, sangue e conseguenze. Ormai abbiamo esplorato, ritengo abbastanza, non decentemente inteso a mio modo, ossia con la morbosi di fare tutto, ma con una spennellata, mettiamola così. Tra l'altro abbiamo anche respeccato il buon Furfante, è stato un momento anche di scoperta interessante nei confronti di ciò che può significare un respec, e mi ha ricordato qualcosa che talvolta sovviene nei discorsi e in quello che sono i colpi di scena anche emotivi di affrontare Baldur's Gate lato videogioco, ossia è come un'arte, la masteri, la apprendi, la conosci sempre di più e diventi più efficiente, più esperto, più capace, ma anche più creativo all'interno di essa, in questo caso all'interno di esso. Io ancora mi chiedo perché non ho ricordi così chiari dei dettagli, in quanto ormai siamo a talmente tante ore di anche apprendimento che tutto si mischia con gli eventi, le riflessioni, i dubbi, le scoperte, le epifanie, gli esperimenti e le scelte che diventano esperimenti ma senza safe scam risultano in strade intraprese, si mischiano in qualcosa che non sempre ha il ricordo dettagliatissimo di ciò che è accaduto davvero, nonostante sia registrato e un giorno andrò a rivederlo, ovviamente. A cosa mi riferisco? Non ho perso il filo, giuro. A Karlach? Come ho fatto a non trovarla? Sono abbastanza convinto, ne abbiamo già parlato, secondo me è qualche salto, qualche strada eccentrica che non ho ritenuto neanche tale, ok? Però è veramente bello essere qui adesso e allora, partita. Io mi sono fatto tutto il bel regalino di mettere in ordine le cose. Diamo un'occhiata prima di buttarci nella mischia dell'accampamento Goblin all'interno del Tempio di Selun, che si ricollega all'Underdark attraverso tutto ciò che poi concerne il percorso segreto e la strada verso le torri dell'Alba Lunare, ove l'assoluta fa i suoi inciuci, chiunque o cosa essa sia. Mind Flayer? È un Mind Flayer. O è un Mind Flayer, o è il girino dei girini. Non è una divinità, ragazzi, non è una divinità. Si vende come divinità. Non nego che potrebbe avere gli strumenti un giorno per garantirsi il grado di divinità, ma non accadrà, vero? O meglio, forse in uno dei percorsi potremmo aiutarla a diventarlo. Allora, eccoci qui. Bentornati. Osservate. Qui siamo ordinatissimi. Esplosivi fuori. Questo per ora, con Astarion in gruppo, non serve più a lui anche a livello estetico, ma va bene. Lei è un gioiello. La nostra Lazel ha tutto quello che serve, più protezione di tir perché aumenta la classe armatura. Protegge una creatura dagli attacchi. Aumenta di 2 la sua classe armatura. L'incantesimo termina quando la spada della giusta. Non puoi fare. Allora. Oh. Ah. Quindi questo è qualcosa che arriva dalla perduta quest dell'orso gufo. Era un bel ricordo. È un bel ricordo.
ma non potremo mai completarla, non in questa vita. Accidenti. Carino. E poi lui, che con i guanti del potere, che sono molto fighi, quando colpisci una creatura con un attacco in mischia, imponile una penalità di meno uno di 4 ai tiri per colpire i tiri salvezza. Ma noi non colpiremo quasi mai in mischia, probabilmente. Non spesso. Ce ne garantiamo la possibilità, anche se in realtà molto sciocco da parte mia avere un'arma non competente equipaggiata. In realtà potremmo. Ma sapete che quasi quasi. Allora. Fate questo, che rapidità di mano più uno non è male, ma i guanti ladreschi sono suoi. Cioè, vantaggio le prove di rapidità di mano. E credo che quando il tiro di CD non è altissimo, è garantito, perché con il doppio tiro, se devi fare 8, bene o male, con due dadi, è difficile che fai 2 e 3. Anche se è già successo più volte. Ok? All'inizio del combattimento slancio per 3 turni su Dario delle Ombre quando diventa invisibile. Però non è invisibilità superiore. Quindi io direi che siamo molto soddisfatti. Guardate questo gioiello di doppia azione bonus. Ma, prima di tutto, volo. Prego. Ah, my good fellow. Ok. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Hey là! Mazzo di Rafani. Provviste, libri, guida di volo agli spiriti e agli spettri. Le bozze di un libro sugli spiriti? Mio. Guida del viaggiatore alla costa della spada, volume 8, la città esterna. Un vecchio volume malamente rilegato, che ha perso metà delle sue pagine ingiallite. E noi lo compreremo. La conosciamo. Volare. Molto carino. Pergamena di velocità. Oscurità. Pelle di piede. Esilia temporaneamente un bersaglio su un altro piano di esistenza. Questo in teoria, parlo da DM, da Dungeon Master, dovrebbe rimuovere qualunque invocazione. Istantaneamente, mentre Siri sta parlando. Che succede? Come ha fatto a esilio Siri? Può essere? Va bene. Questo è prezioso. Volo, ascolta. Vogliamo... Poi pergamena di coltello di ghiaccio, pergamena di animali morti, parlare con gli animali, deliziosa, e guarigione. La guarigione sono 54 tutte e tre? O una sola? Sapete che devo... voglio esserne sicuro? Sono 54 tutte e tre. Ok. Sì, ma aspetta un po'. Aspetta, l'anello? Misericordia benedetta, quando curi una creatura fornisci-le un bonus di 1 più di 4 ai tiri per colpire i tiri salvezza per 2 turni? Ma questo è un buff molto potente. Di 4 non è poco alla fin fine. Selezione del personaggio, Astarion. Astarion, ti va di provare rapidità di mano? Dai, ragazze! Ragazze, non lo fareste. Non lo fareste, non sareste. Siamo alleati, giusto? Siamo alleati, giusto? Nulla è successo, Volo. Una storia in più da raccontare. Beh, dicevamo. Cosa sai dei Mind Flayer? Why, I'm practically an expert.
They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Sei davvero un esperto, cosa di cui mi fai dubitare, e volevi introdurlo in maniera semplice a qualcuno che reputi uno sciocco? O sei soltanto un buffone? Ha dimostrato del coraggio con i goblin, ma era più ingenuità, vero? Anche forse coraggio, ma non era molto... È un personaggio difficile da decifrare. È competente perché riusciva a tenerli a bada senza farsi uccidere, o è stato fortunato nel non farsi uccidere? Io ne ho combattuto uno. Here, on the Sword Coast. Impossible. Ne ho ucciso uno. That can't be. Ne ho ucciso nella sua tana, a bordo di un Lautiloide. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Quindi un pochino ne capisce, che poi replica. Gliel'abbiamo anche rubato il girino. Ricordatevi, girini di cui non abbiamo nessun bisogno. Sabaku è interessato molto più alla sua autonomia che non al potere. Schietto. Non ha motivo di farne uso, consumo, assorbimento. Non... Facciamo molta attenzione a quegli oggetti. Molta. Stiamo parlando di un potere che ti vuole avvolgere, che ti vuole far sentire amato, che ti vuole addolcire e addomesticare. Sì, li ho notati. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. Ah, lo sai. Se solo la tua incredulità potesse alterare i fatti. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Non mi faccio mettere le mani addosso da volo. Ovviamente, davvero ridicolo, sì. Still, there'd be no harm in me taking a teensy look with her. I know all the signs. Vorrei una scelta, aiuto! Stai attento a quel che fai. Se Sabaku si fida. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, my dear sweet gods! Sei davvero così competente? Abbassa la voce, puoi darmi una mano? Termina la conversazione? Posso alzarmi? Possiamo parlarne da in piedi, esatto. Preferirei non continuare. As you wish, my friend. When the transformation occurs, I can only hope you are far away from me. Oh! Salvare volo. Premi J per visualizzare. Volo ha deciso di rimanere al nostro accampamento. Avere vicino uno studioso così erudito potrebbe esserci utile. Armatura leggera, 11. Rime terapeutiche. Quando ispiri un alleato, ottieni 4 punti ferita temporanei. Oh. Anche se il velluto ricamato non sarà di nessun aiuto contro una lama affilata, chi indossa questo indumento è pervaso da un forte senso di fiducia in se stesso. Ti parlo volentieri. No, se n'è andato? Volo? Volo, che paura! Pensavo che te ne fossi andato! No, no, ehi, hey, con calma. I should speak up. Ah, my good fellow! Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Ok, no. Io vorrei riprendere il discorso. Semplicemente non era carino se essere steso su una lastra di pietra. Non mi fido di te, non a questo punto. Non si può evitare, d'accordo, va bene, stendiamoci. Lo farò con attenzione. Stai attento perché... Ho la spadina, ho la lama pronta sull'inguine, eh?
If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ah, ok. Ok, va bene, ci sto. Allora, c'è qualcosa con cui posso aggiornarmi? What's on your mind? Che sei simpaticissima e ti voglio bene. Lesel? Speak. Ti porterò presto dall'asilo, davvero. Quando hai questa cosa bellissima qui. Gail è con noi. Astarion, Shadowheart. Sarebbe il caso di parlarne. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Vediamo, Yes. D'accordo. Abbiamo completamente esaurito tutto, tra l'altro per sbaglio anche il riposo. Facciamoci questa letta. Facciamo un reset escludendo le missioni completate, perché queste, che sono... Oh, wow, che sono stupendamente tante, le affronteremo a fine atto 1. Ok, le torri dell'alba lunare, fine atto 1, palesemente, presumo, ma... Sono... Tutte le strade portano a Roma, all'alba lunare. Tutto arriva lì. Alsin, come tanti altri, ha detto che i parassiti e tante altre cose sono stati alterati dai seguaci dell'assoluta. Ah, ok, non sono diretti, ma... Se vogliamo delle risposte, dobbiamo dirigerci alla loro base, alle torri dell'alba lunare. La pozione del Mind Flayer non ci ha aiutati e anzi, va bene. Abbiamo trovato un parassita speciale come il nostro e siamo stati attratti dal suo potenziale. Esatto, ne ho parlato poco fa. Qualunque sia il loro consumo, è ancora presto. I Githianchi stanno cercando l'artefatto, ho detto anche questo alla buona Lesel. Andremo all'asilo, ne scopriremo qualcosa. E il fatto che sia loro... Abbiamo letto un libro sul perduto principe Orpheus. Sostiene che Vlakith non è la vera regina e che invece il vero erede sia lui. Baldur's Gate. Oscar è partito del Baldur's Gate, l'abbiamo comprato, quindi. Evento e storia particolare. Mi chiedo se dopo l'accampamento Goblin non si sia liberato anche la zona, anche la se ne sono andati, ovviamente avranno portato via i loro tesori, i loro scrigni e yada yada yada. Abbiamo trovato l'amuleto. È posseduto da uno spirito che vuole essere restituito a suo nipote al Tempio della Mano Aperta, al Ponte del Dragone. Tempio della Mano Aperta. Tempio. Vulbren, lo gnomo. Abbiamo liberato gli gnomi delle profondità Grimforge, ma altri della loro razza sono stati portati alle torri dell'Alba Lunare. Perfetto. E il Granduca, padre di Will, a sua volta, Alba Lunare, Alba Lunare, Alba Lunare, Alba Lunare, Alba Lunare. Come i tentacoli. Salvare i profughi. I Tiefling sono al sicuro, per ora, ma devono ancora raggiungere Baldur's Gate. Questo non potrà succedere finché le strade non saranno liberate dai Goblin. Ci sto lavorando. La Drow si chiama Minthara. In questo modo possiamo mettere fuori i giochi Goblin. In questo modo? Che vuol dire in questo modo? In questo modo possiamo mettere fuori i giochi Goblin? Perché si chiama Minthara? Ok, va bene. Comunque sì, Gradlin, Gut e Drow. Minthara ci ha chiesto di interrogare il prigioniero. Vuole sapere dove si nascondevano gli avventurieri. Va bene. Abbiamo salvato un grosso orso e abbiamo scoperto che era il druido Halsin. Lo sapevamo. Il canto notturno, che tra l'altro è interessante perché si sta rivelando essere un oggetto molto più importante di quello che ritenessi fosse inizialmente. Cioè, mi sembrava un artefatto maggiore, quindi una cosa rarissima e letteralmente unica nel Faerûn. Ma più che altro la stavo considerando come un'avventura segreta di un avventuriero presente al campo druidico dei Tiefling, mettiamola così, sembra un gioco di parole, eppure la situazione è quella, al boschetto smeraldo. E invece pare che la cosa sia di interesse non soltanto sua, e che quindi il fuoco amico che lo ha drammaticamente ucciso ci avrebbe permesso invece di scoprire un plot anch'esso intricato fino all'alba, alla torre dell'alba lunare. Pensa un po'. Pensa un po', però è vero, non so come raggiungerlo. La necromanzia del Tai l'abbiamo esplorata ed è stata anche molto rischiosa. Compagni, Gale ci ha raccontato della sua storia d'amore con la Dea Mistra e del come si sia, esatto, incatenato un globo di trama altamente volatile sepolto nel suo petto. L'elfo pallido ci ha detto che sospetta che il cacciatore di mostri sia al servizio del suo padrone. Cuore scuro ci ha parlato della sua paura dei lupi, dolcissima, ma anche che voleva diventare una giustiziera oscura, che potrebbe cambiare idea, eccetera, eccetera, eccetera. Lesel vuole l'asilo. Abbiamo anche letto la lettera di
boss, il Kithrak, che si incontrerà con qualcuno a Baldur's Gate in un posto chiamato Caerith Risharez. Will per ora è molto, molto in bilico come party member, perché potrei cacciarlo, visto che ha una letterale diavolessa, invece non una tiefling, ma una diavola al seguito. È notevole, però, cioè è da notare, notabile, il fatto che gli warlock fanno patti di questo tipo, quindi non posso essere esageratamente capriccioso quando l'ho già accolto tra di noi. Dammon, il fabbro tiefling, ha migliorato la motrice di Karlach, perfetto. Va bene ragazzi, io sono soddisfatto. Mi fa piacere aver fatto questa introduzione, anzi faccio un altro quick save. Andiamo. Abbiamo... non palla di fuoco, ok? Non palla di fuoco, anzi mi permetto di separare le parti un secondo, di portare lei qui e di entrare nella stanza con lui, perché se dobbiamo fare gli zozzini abbiamo rubato... Oh mamma mia, questo non l'ho messo in ordine per niente. Ecco qua, abbiamo rubato un po' di esplosivi. Tipo, guarda un po', quanti esplosivi abbiamo? Polvere nera 22, 34 danni. Il minimo è 22. Io ti dico, senti, me ne prendi due, tutti per te. Sei di livello 6, hai ancora un bel po' di spazio. Facciamolo. Due esplosivi. Ce la gestiamo. Ce la gestiamo. Io mi chiedo se mai potrò... se mai potrò ragionare con Minzara. Siamo sicuri che... Non si ribellerebbe ai goblin se dimostrassimo la loro debolezza? Ma questa cosa ci si ritorcerebbe contro. Sono tre capi goblin. Se dovremmo ucciderla, la uccideremo. Poi sono problemi dell'assoluta. I bimbi storditi. Arsin è lì, che deve restare lì. Mi dispiace, bimbi, ma... andiamo. Abbiamo tutto quello che ci serve. Let's go. Qui siamo stati? Non ricordo. No, pozione di guarigione. Questo è vino, vero? Barile di legno, vino di fuoco. Fammi fare un test. È alcol altamente infiammabile. Praticamente crea napalm. Ok, mobiletto rotto. Ok, non ci sono decisamente stato qui. E qua? Un tempio dell'assoluta. Non è vero. Ovviamente no, ma ci siamo capiti. Non hanno speranza, ragazzi. Non hanno veramente speranza. Ok. Stiamo attenti, eh. Perché ve l'ho detto, ho guardato in giro, ma non ho esplorato davvero correttamente. Molto bene. Allora, il mio obiettivo è decimare questi goblin fino all'ultimo. Ah, questo è l'occhio. Ho una gran voglia di distruggerlo di nuovo. Questi sarebbero interessanti da uccidere, ma sono tanti. Sono tanti. Allora, là abbiamo Gut o Gut. Questo è un baratro che potremmo sfruttare assolutamente. Mi fa morire. Mi fa morire che... che lui cerca di spiegare questo culto. È incredibile. I'm watching you. Spike promised that any meat that falls off is mine. E spuntone è lui. Bet you couldn't make him sing either, could ya? I'd swear he was mute if I hadn't heard him scream so much. Io spero che non scopra. E non scopra la verità. Allora, noi qua potremmo fare un macello liberando i ragni, ma ho molta paura del rumore della porta. Non ho fatto abbastanza test con i suoni. A un certo punto,
attiveremo un autosave veloce, un quick, e faremo dei test meramente meccanici senza conseguenze per capire non soltanto il campo visivo ma l'udito, ok? Che immagino che se lanci una palla di fuoco e ammazzi alle spalle di qualcuno che non ha visto l'esplosione, però se ne renda conto. Quindi, cioè, non credo sia così tanto abusabile. È notte fonda, ragazzi, sono un po'... sciocchino. Oh, enough waiting. I crave blood. È una ronda, vero? No! È un percorso... Ma quanta roba c'è? Dai, torna nella stanza. Sì. Merda. Volevo provare a spingerla. Va bene. D'accordo, cicce. I tried. Sono stato... Bello che comunque loro non hanno semplicemente rondine fini a... Ah, fanno il G. Stocchio. Quindi possiamo ammazzare tutti. No, qua c'è Mintara. La mia voglia di spingere. Allora, fermi. Facciamo così. Facciamo così. Qua c'è pieno di gente. Ma non abbastanza. Lesel? Fai una scelta. Questo delicatamente. Mettilo qui. Non si accorge nessuno. È arrivato il momento di parlare per la prima volta con un'anima pura. Goblin. Ma prima. How you doing? I'm working. Ok, con voi avevo già parlato, vero? We're the absolute favorites, mate. Già. Va bene. Siamo pronti? Pronti. Now here's somebody special. The absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. È anziana, sarà un po' più saggia. Bello. Combina in capello di Kirin. Ah. Ok. Lo prendo. Candela di Lolth. Lingua di salamandra del gelo. Sospensione. Presa. Tentacolo oculare di Gaoth. Elisir del potente mago di battaglia. Del potere del mago da battaglia. Hai cose molto interessanti. E vabbè, mani brucianti che può anche essere utile. Poi dobbiamo leggerlo il libro, eh. Ok, va bene. Perché dovrei volere il marchio? Let the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. È carico di magia. You ready? Brace yourself. No, no. This'll sting. Spero rispetti la scelta, altrimenti ci saranno delle palle di fuoco da fare. Che non ho, visto che è Gale. No. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation.
She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Chi sono? Oh no. Two can play this game. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Huh. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Il nostro stesso potere usato contro. Oh. Oh, Clarian. Andiamo in privato. Good. Of course. Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Oi! Priestess! We want the mark! Yeah! Aren't we good enough for the absolute? Vabbè, tutta la zona. Teschi e candele. Ragazzi, noi potremmo essere alleati dei goblin. Solo che ora si aprirà perché non è più chiuso. Cioè, sì, non è più. Entriamo. Che figata! Oi, come here. I ain't waiting around. What? Quanto mi piacerebbe qui avere il sigillo arcano. Ho qualche idea. Ready to clear your head. Ovviamente. Cosa vuoi fare esattamente? Whatever the absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Se parte qualcosa che lo stordisce o dà informazione all'assoluta, io clicco su quelle spade e succede un casino. La curiosità di Sabaku è anche la sua debolezza, ma stiamo molto attenti. Don't wanna cry to gawpers. Everybody else needs to leave. No, non succederà proprio per niente, signora. Starion. Keep your distance, darling. Over there. Tu. Metti questa. Arrampicati. Voglio elevazione. Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. L'ho solo sposta. Delay.
keep your hands to yourself. You're being watched. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Pick to fight. Mi sento Homelander nella GIF in questo momento. Non ho detto una parola, scusate, ho fatto tutto nella mia testa. Una sequenza di scelte, una sequenza di eventi incredibile. Ma che ispirazione è stata? Sconfiggi un nemico potente con un singolo colpo. No, bellissimo. Ok, ho perso il loot, ma... Entrata delle stanze delle sacerdotesse. No, ragazzi, io sono... Scassina. Guanti neodreschi, vabbè. Ormai, ragazzi, ma che ci frega. Sto registrando, se mi perdo sta roba... Che succede qua? Chi c'è? Ci si arrabbierà qualcuno, vero? Questa è... Questa è un'altra area completamente. Tempio... Oh! Siamo arrivati! È qui! 75 polma. È la stessa del villaggio? È da sola? Here we go. Polma ci vede. Ah, da attraverso la grata, certo. Quindi non è aggressiva immediatamente, ok. Perché pensa che ci abbia fatto passare. Va bene, Astario, mettiti qui. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Non mi stavo intrufolando. Intimidire Polga. Era troppo. Ecco, questo è il momento in cui la mancanza di save scum o save scum, seconda dei casi, mi rende indimenticabile per il resto della mia vita. Di questo momento, cioè, da videogiocatore, questo è il momento tra i più memorabili della mia vita. Cioè, era proprio impossibile. Cioè, c'era un angolo della mia testa che pensava che forse, ma ragazzi, questo è run changing nel dettaglio dei ricordi. Se io perdo questo file, non ho perso niente della run fino ad ora, praticamente, però, cioè. Congratulations, you've convinced them to give you access. Now what? Now ci dividiamo. I can be subtle sometimes. Non dobbiamo nasconderci. Seems like a good moment to talk. Tu scendi. Anche tu scendi. I'm ready. You
not supposed to be here. Leave! No one stopped me yet. Veleno semplice, pergamena di freccia acida, forziere dorato, un letto veramente malandato, chiave del lucchetto, libri importanti. Non ci passiamo, no. Però forse un halfling qua sì. Ah no, è questa quella... È questa la... il puzzle della luna. Ah. E questa è... Trappole? E questa è la porta. Eccoci! Dell'Underdark. Ecco perché non si apriva. Era una serratura magica. Ma non soltanto di chiusura, ma proprio di materializzazione di una parete. Non si può fare nulla. Certo, un campo antico. Sussurra avrebbe funzionato. Forse, forse no. No, perché in realtà è fisica, è reale. Ok. Tu morirai. Devo rubare tutto qua, mi dispiace. Quindi. Io sono pronto. A fare veramente i danni. E tu scendi. Circondiamola. Tu, Sub, puoi fare belle cose. Ma queste sono fatte, per essere costruite d'aria. Tu la spaventerai. Tu la spaventerai da una certa distanza. Lazel qui, Shadowheart qua. Lazel va in melee. Turni. Astarion, nasconditi. Sono pronto. Combattiamo. Non serve. 75% con tiratore scelto tutto per tutto. Still breathing despite everything. Keep your blade close. Ok. Pronti. Si comincia a combattere. Tiro furtivo, 75. Nella testa. To fight, and now you have one. Molto bene. Siamo perfettamente visibili, d'accordo. Ma resterò qui. Abbiamo fatto veramente molto danno. Puoi concludere il tuo turno. Ho ancora il tiro bardico utilizzabile, molto bene. Tanto alla fine, se io vado nel menu, non mi ricordo mai, ma se io clicco su di te, no, se io clicco su di te, a vedere le reazioni si vedono non da qui, vero? Si vedono da qua, è tutto attivo, perfetto. Okay. Da qui tu devi insultarlo. Gli fai anche danni. Non è abbastanza sveglia, eh? D'accordo. E allora... Vediamo un po'. Le lanciamo un po' di veleno? Ah, non posso, giustamente. Oddio, in realtà spaventarla non sarebbe stata una cattiva idea. Farle perdere l'arma... Spaventa un bersaglio, ma è la stessa cosa? Come on, can't stay idle. Due turni impaurito. I'm ready.
No. Spaventato, sono due cose diverse. Ok. Scagliare maledizione, livello 3. Ci interessa? No, troppo. Non è pericolosa per noi. È da sola. Al massimo la distraiamo con un'arma magica. Ma non credo che servirà. Non con laser che combatte a full power. Quindi, qui... vi direi... che lei può essere spaventata. Accidenti, ma che tiri hai avuto? Ha fatto 19 di dado? D'accordo, lo accetto. E allora, a questo punto, accetto che tocchi a lei. Proprio quello con la CD più alta, eh? Attacco adescante. No, attacco adescante fisico. Falle male. Strano suono. Non pensavo che l'avrebbe fatto lei, ma... attacco extra. Di nuovo. Eccezionale. Sei veramente eccezionale, Lesa. E ora... furtivo, senza tutto e per tutto. Il combattimento è finito. Attacca. Non consumiamo risorse. Unitevi. Polma. Provviste. Grazie. Rubiamo tutto. Certo che la prendo la chiave del lucchetto. Anche il libro. Ricetta Elisir di cultura arcana. Ottimo. Sebbene il libro sia muffito e coperto da quelle che sembrano essere tracce di viscere di animale, una ricetta in particolare è ancora leggibile. C'è una certa gioia nell'aiutare gli altri che non avevo mai conosciuto. Nonostante io non abbia mai avuto alcun talento nel manipolare direttamente la trama, non riesco a togliermi dalla testa l'espressione di meraviglia sul volto di Nikros, lo sguardo che aveva quando ha ingerito questa pozione. Mi riempie il corpo di un'elettricità rilassante che credevo impossibile. Fantastico. Candele. Oro. Carcassa. Metto il baldacchino. Non era proprio il caso. Vaso danneggiato. Armadio. Resistenza al fuoco e guarigione media. Ottimo. Sedia lussuosa. Mobiletto. Scrivania. Vuoto, eh? Il vero segreto qua è l'entrata dell'Underdark, ovviamente. Con tutto il tempio visto dall'interno, tra l'altro. Con il Minotauro che avrebbe cominciato a sfondare dall'esterno. Spaventoso. Forse questo non l'abbiamo ancora. Ok. Wow, questa è tutta roba che non conoscevamo. Volume 3. Questo dovremmo averlo. Questo dovremmo proprio averlo. Interessante quantità di libri, non trovate? Dobbiamo scoprire quali capitoli abbiamo e quali no. Li metteremo in ordine poi. Ok. Apriti. Luce. Catene. È un cambio di area. I wonder who or what those chains are for. Non c'è una creatura invisibile, vero? Forse Polga? Pietre spaccate. C'è un posto segreto qui. Che diamine? Non sono neanche resistente. Venite qua, ragazzi. Mi raccomando, non fate gli sciocchi. No time to dally. Ma che diavolo sto vedendo? What to do? If not over, then through. No, it's not over. Ma prima facciamo un controllo. Più recente.
Le avventure di un certo barone Von Barron e della sua guida Goblin Fauci. Questo l'abbiamo letto, me lo ricordo. Purtroppo finisce molto male. Ok. Questo. Aggiungi la mercanzia. Questo è il libraccio di quello sfortunato, di quello scemotto. Un libretto sottile di scarsa fattura. La copertina è decorata con l'immagine in rilievo di un uomo che ghigna e fuma una pipa d'argilla. Questo capitolo l'avevamo letto? Una volta eliminato il drago rosso in quel modo, il cavaliere non ebbe altra scelta che balzare verso la mia nave, schiantandosi sul ponte della nuova sposa mentre la sua cavalcatura veniva inghiottita dalla strana foschia delle maree mutevoli del piano astrale. Il fedele Norrals gli fu addosso istantaneamente, mordendo e artigliando. Ma ahimè, invano. Le proiezioni astrali possono vanificare anche la furia di un mozzo tabaxi e l'infido Githyanki si limitò a ridere mentre i colpi scomposti di Norrals lo attraversavano senza fare danno. La spada d'argento del cavaliere calò dall'alto e sferrò un colpo che mancò Norrals interamente, ma recise il cordone spirituale che ancorava l'intrepida anima del tabaxi al piano. Piansi quando vidi il mio fedele compagno felino svanire dall'esistenza, ma non esitai. Il Githyanki sogghignò oziosamente quando mi vide caricare, aspettandosi un altro futile sforzo da parte di qualcuno vincolato alle leggi di questo piano. Ma non è così che funziona. Non lo è mai stato con il capitano Tenebro Morrow. A differenza del povero Norrals, ero entrata su questo piano in piena forma corporea, cosa che dimostrai sferrando un solido colpo in mezzo alle gambe del guerriero che cade oltre il parapetto della nuova sposa e scomparve nella foschia proprio mentre una nuova orda di draghi spiccava il volo dalla lontana cittadella morta di Tunarath. Che pacchiana creatura! Accampamento. Disordini nervosi e mentali. Un compendio medico che descrive vari disturbi mentali e i loro possibili trattamenti del chierico medico Glenn Earl Mack. Quindi mi devo fidare di lui. Forse. Giunse ad avere una donna che poi chiamavo R. Ah, ma questo l'avevamo letto. Ma forse no. Sì, invece. Ok. Una possessione fasulla ovvera. Ma mercanzia. Volume 3. Vediamo. Leggi. Si narrano molte cose sul clima tetro di Barovia. Si dice che le nebbie di laggiù confondono la mente e tormentino l'anima, attanagliando i viaggiatori in una morsa di disperazione che li spinge a non contemplare più l'ipotesi della fuga. Quando la nave si fece strada oltre quelle nebbie, confesso che non provai alcun tipo di malessere, a parte forse il naso ghiacciato. Non posso dire altrettanto del mio equipaggio, temo. Tra i marinai che non si erano ancora agitati fuori bordo, i pianti e i lamenti si erano fatti così intensi che fui costretta a legarli tutti all'albero maestro e a guidare la mia bella nuova sposa da sola. Andai in cerca del temuto signore di quel piano, avendo saputo che non potevo violare i confini planari senza il suo permesso. E così sondai le nebbie, spavaldamente in piedi al timone, intonando un vivace canto marinaresco di mia composizione. L'invito non rimase senza risposta a lungo. Comparve come un'ombra in volo sopra la mia testa, improvvisa e terrificante, o almeno quella era la sua intenzione. Ma una volta sbrigate le consuete promesse di distruzione reciproca, scoprimmo di essere due spiriti affini e ci concedemmo un'amabile conversazione. Alla fine, ci accordammo sul prezzo della mia partenza. Di quel prezzo e di quell'uomo, mi limiterò solo a dire questo. È di piacevolissima compagnia, a dispetto delle storie che circolano su di lui. E i denti non sono affatto d'impiccio, come verrebbe da pensare. Porca. Lo sapevo che si finiva a quello. Va bene. Accampamento. La caduta di Zariel. La prefazione di questo breve resoconto della caduta di Zariel racchiude il tono dell'intero testo. Va bene. Salute a voi, avveduti signori. Sento già i mormorii e lo stridore dei bocchini delle pipe tra i denti. Una lezione dedicata all'arciduca... Scusate, dopo il precedente libro... Oh. Una lezione dedicata all'arciduchessa di Avernus? Harrington è forse più uscito di senno? Placate le vostre rimostranze. Vi assicuro che non è così. È vero che i fenomeni cosmici sono spesso imperscrutabili per la loro stessa natura, ma la storia di Zariel coglie nel segno. La sua caduta vi ricorderà quegli altezzosi moralisti dei nostri vicini che giustamente destano i nostri sospetti. Un istante prima ti suggeriscono di coltivare rape anziché patate su quel pezzo di terreno incolto, e un istante dopo si legano un coltello da cucina alla cintura e vi suggeriscono di andare a esplorare la cripta abbandonata dietro la fattoria di Giles. In breve, Zariel era una creatura celestiale incaricata di tenere d'occhio l'andamento della guerra sanguinosa, di cui si tratta in maggior dettaglio nel volume 21, questione di poca importanza per la gente di buonsenso. Tuttavia, Zariel riteneva che osservare non fosse abbastanza virtuoso e si assunse il compito di intervenire in modo più diretto,
come un bestione che vede due compagni litigare per un boccale di birra versato e, anziché applaudire i loro sforzi, spacca il cranio a tutti e due e scatena una risa in tutta la taverna. Invase Avernus, fu sconfitta e ora regna su quello strato corrotta e perversa. Cosa può ricavare la gente di buon senso da questa stupida storia? Ma è ovvio! Non lottate per correggere quello che non può essere corretto, non guardate le terre e i confini lontani, ma pensate ai vostri campi e ai vostri amici. Non otterrete altro che sventura se interferirete nelle traversi altrui. Beh, comprensibilmente saggio. Anche questo, se fai i cazzi tuoi campi 100 anni. Va bene, accampamento. Ok, gli ultimi li leggeremo dopo, così abbiamo un po' di varietà nell'episodio. E vola! Si vola, amici miei. Giù. Ok. Ok, non proprio volutissimo, ma... Interessante. Uscita della grotta. Ah! E va bene. Questo lo faremo molto presto. Giusto il tempo di parlare con Ragritz prima. Non ho intenzione di far scoppiare una battaglia in tutto l'accampamento prima di intervenire con il buon... È un hobgoblin, giusto? Molto bene. Possiamo anche raccogliere l'esplosivo. Non ci è servito. O meglio, ci servirà. Lasciamolo lì. Lasciamolo lì. Lasciamolo lì. State a vedere come, a differenza di Gut, lui che stava facendo sta roba parte nella cutscene. Sicuro come il respiro di giusto, c'era il Mind Flayer. By Vlakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Shuganashukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Certo. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. È forse quello del Mind Flayer che ti ha torturato. Cioè l'hanno trascinato dal Nautiloide qui? È lui? This Mind Flayer's build is smaller. Its garb plainer. Ah, non ricordavo l'estetica precisa. Even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you. Known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Però non dovrei averlo ucciso io. Io ho ucciso quello bloccato.
Adesso prendo Shadowheart e faccio rianimare morti e creo lo zombie. Cioè, come io devo. Io mi faccio un quick save, un giorno me lo ricaricherò e lo proverò. Lo faremo insieme, ma non quando è canon. Io agisco e... Astarion, ti metti qua. Potrebbe finire tutto molto male. Separatevi. E tu, Lesel? Ma guarda, per non sapere né leggere né scrivere. E Shadowheart dove sei? Ah, tu sei in chiacchierata? Tu sei in chiacchierata, no? Ok. Tu stai. E questi? E questi? Silence. You'll interrupt the ritual. Ah. Shh. Let's hope this gives us some answers. Che figata, ragazzi. Conosco questo incantesimo. È parlare con i morti. Then take it. Absolute knows I'm not getting anywhere. You read aloud the words on the scroll. Esatto. The hideous corpse rises, tentacles writhing. La prima volta che posso. Oh, mamma mia. Allora, non possiamo. Guardate che bello stare indietro. Non possiamo abusare perché è abbastanza evidente che potrebbe irritarsi o potrebbe scoprire che non siamo dalla sua parte, ma io devo scoprire chi lo ha ucciso. Cioè, sono curioso anch'io. Forse anche lui. Non siamo noi, vero? Se siamo noi, ho fatto una gaffa tremenda e si passa le botte brutte. Raxlin scowls, shocked by a question you shouldn't have asked, and a jolt shoots through you. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. I saw it too. Gith on the hunt. They know something. Certo, si scioglievano per il soffio dei draghi rossi. Perché i Gith inseguivano la nave? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. I girini sotto crescita. Splits open and Nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the? Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you consider your final question. Non, Dio, quanto lo vorrei sapere. Ma non possiamo. Non possiamo. No, non si può. E non voglio attaccarlo. Ora va la spacca. Questo non gli darà informazioni sull'artefatto, però. Non gli darà informazioni. Chi ti ha ucciso? Another vision consumes you. A memory seen through the creature's soul dead eyes. Che poi ti parla con immagini. You see a clawed hand open a holding pod, devoid of flesh. Only darkness. Oh, come on! The corpse collapses, silent once more. No, no! We're not done! Irritation eclipses his suspicions, and Raxlin's mind rests. Riddles, all of it! And nothing to show for the trouble but rotting squid meat! No answers, no killer, and no damned weapon! That damned Trow was right. Can't let her get all the glory. Aveva ragione. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. Minthara's Ma the certo. Name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Ma certo. Non considero fatto. Praise the Absolute. Scusa, perché Cuore Scuro ha approvato? Ma che bello che sei. Non è stato difficile, Astarion. E ora? Draw Raxlin's a true soul. Oh, look at him, eh?
boss put you to work, huh? Scusa. Shh! Boss! Don't waste the step. True soul, eh? You look as plain as a turnip to me. Qui c'è un bel butto comunque. Poi non è brutto, è banale, privo di particolarità. I'll do what he says. Generico. Ain't wanna make the boss any madder than he already is. What you needing now? Certo. Flackett's will be done. Listen. The Absolute honors you and slays her enemies. She'll fertilize with the dead. Non morirà in un colpo solo. Dodici-ventuno danni. Due, quattro, sei. Questo ci è molto utile. Per rompere pareti e tutto il resto. Ma basta un qualunque warlock per rompere pareti. Io ho paura degli allarmi. Ho paura che suonino allarmi se faccio qualcosa che non dovrei. Un barile basterà. In teoria no. 34 danni. Lui quanti ne aveva? 60. 75. No. Combatterà da solo. Non ho intenzione di rischiarmela. Sono pronto, ragazzi. Questa ce la giochiamo. Siete pronti? No time to waste. Molto bene. O la va o la spacca. Stai fermo. What's up for discussion? Spero che l'esplosione lo colpisca. Shadowheart. Fuoco e fiamme. Perfect. Perfetto! Still breathing, despite everything. Quali sono le tue frecce? Queste? The dance macabre.
tirato 20. La ciliera basta, però. Ho due azioni di boss standard, giusto? E allora andiamo qui. Non ho paura. Dagli un bel morso. Perfetto. Non ti preoccupare, Lesel. Lo looteremo lui. Ci abbiamo provato. Attacco ad Escante. Aspetta, Sab. Falla colpire. Stai andando bene, Sab. Insultalo. Sto provando a usarla un pochino, ma... Ha fatto un tiro alto? Neanche troppo, siamo stati sfortunati. Va bene. Attacco ad Escante a distanza. 60, vai! Uno. Adesca. Ho fatto... uno. Scusate, ho fatto... ho fatto uno. E poi 20? Sì. Però sul D10 ho fatto 2. Adoro. Un riposo breve? No, se poi c'è Mintara... Va bene così. Va bene così. Ci sta. Non ti preoccupare. Puoi agire fast. Con questo bel maio incazzato. Non suonerai allarmi. Hai attacchi di opportunità dappertutto. Forza. Fai il tuo peggio. Sia alta, caro il mio amico. Attacco furtivo. Oh, devi impugnare un'arma accurata nella mano primaria. Sono un cretino. Sono un cretino. Allora, perdonami. Subirò un attacco di opportunità. Potresti colpirmi. Aspetta. Disimpegno è... Il disimpegno scaltro lo è. Adoro. 70? No. Ho tiro bardico. Passiva. Tutto per tutto. 45? Sì. Vai! Ce la puoi fare. Sarebbe stato divertente, ma siamo in troppo vantaggio per non provare. E adesso, giù botte! Botte, ho detto. Passa pure il turno. Ehi, è tanto che non esce una palla di fuoco a qualcuno. C'è un motivo. Grazie, arma spirituale. Non si è creato un allarme? Vedo del rosso qui. L'occhio scrutatore non se n'è accorto? Molto bene. Quindi anche Gut ce l'avrebbe droppato. Capisco. Anche se fatta d'argento ed elegantemente decorata, questa vecchia chiave è annerita dalla sporcizia e dall'incuria. Spezza fede. Un marchio a forma di mano è stato impresso sull'impugnatura di cuoio e nasconde le tacche che normalmente indicherebbero il rango di un hobgoblin. Perché ha fatto, perché si vergognava ormai di quello che era prima, voleva essere servo dell'assoluta. Quindi noi avremmo ottenuto un altro girino dal corpo... Esce fuori quando muore, ma l'ospite... Ok.
E tutti gli altri morti? Blocca persone, bastone di pale. Datemi tutto. Datemi ogni cosa. No traps, please. Credito. Ok. Is that blood? No. Pergamena. Vuoto, vuoto, vuoto. Bolt. Sto facendo, sto facendo. Ah, siamo partiti all'attacco con tutti? Davvero? Siamo sicuri? E qual era il tasto per scappare dal combattimento? Noi possiamo ancora nasconderci? Quindi qualcuno ci ha visto far saltare in aria tutto con una nuova esplosione? Ha senso? Fuga dal combattimento, maiuscolo più spazio. Faccio un quick save perché non voglio che mi sia una macchina di partire un filmato. Maiuscolo più spazio. Nothing will stand in my way. No, no, stai fermo te. Non lo so, questa meccanica non capisco, la scoprirò sicuramente adesso. Scusate. Perché voglio liberare i ragnetti. Io qua posso colpirlo? 16% felice, tiratore scelto. Oltre alla abilità standard. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci mettiamo qui. Eccoci qua. 40. Vediamo. No, no, non serve, non serve. 65. Felice, sono felice. Perfetto. Bets. Vai. Ok. Time to strike. È arrivato il momento di fare un po' di casino. Spero che Mintara non si offenda troppo. Perché ora faccio questo. Tu salti giù subito. E scatti per muoverti fino a qui. Eh sì, un'esplosione fa un certo effetto. Va bene. Sono pronto. È proprio quello che sapevo sarebbe successo a un certo punto. Fuoco e fiamme. Il suono esiste. Abbiamo scoperto questo dettaglio. Puntata incredibile. Gode. Tu.
E ora è morto. Gli altri non ci interessano adesso. Li facciamo muovere tranquillamente. Sei. Oddio, sei ingombrato? Da cosa, piccolo? Da una. Peso? Ah, beh, certo, giustamente. Tanta roba. Tanta roba, hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Tanta monnezza, porca miseria, che c'hai? Ecco qua. Ti senti meglio? Poi ci pensiamo. Ho ancora un turno? Posso farci poco in realtà. È un turno gratis. Ah, il percorso è interrotto. Ah, ok, non è così gratis. Vai. Tu. Vieni qua. Movimento non sufficiente. Però il salto è un'azione. Giusto? Ah, non potrei comunque farla. Vabbè, facciamo intanto questo. E vai pure. Tu dovresti scattare. E vai qua. Non ti preoccupare, va tutto bene. Abbiamo tutto il tempo di fare i lizzozzini. Non c'è Mintara qui dentro, vero? Non vedo neanche il modo di... Ok. Ci divertiremo. Sarà uno dei combattimenti più divertenti di tutto il gioco per me. È il più numeroso sicuramente, praticamente, che ho fatto. Io non... Il mio piano era... Ragno! Ah. Ok, ho perso una buona occasione, ma... Andrà bene. Andrà bene. Andrà bene. Andrà bene. Dite che vale la pena? No. Arrivo praticamente qui. Facciamo così. Questa è un'azione bonus. Spingere è un'azione standard? Va bene. Ah, però mi fa camminare. Perché se non sono esposto. Facciamo così. Vieni qua. Anzi, vediamo se posso. Perché cammina, te lo fa, vedete? Si deve spostare. Niente, scatto. These boots have seen everything. Vedere tra un po'. Astarion e Enjoy. A questo punto Enjoy. Tu puoi fare diversi schifi. Che strano vederlo con così poche azioni. Ah giusto, questo è perché di razza, vero? Quindi scatto.
più slancio, quindi ha un botto di mobility. Sì, tu cerca di salire un pochino almeno. Provoca attacco di opportunità. Ecco, mettiti qua sopra. Perfetto. Poi leggera, accurata, ma di cui non sei competente. Ech. In effetti siamo stati un po' sciocchi a non permettergli di fare attacchi decenti, ma ascolta. Giochiamocela con l'RNG, forza. Divertiamoci. Muori. Oh, come on. Dopo aver effettuato l'azione di salto o disimpegno, puoi effettuare un attacco a distanza come azione gratuita. Incredibile. Meno uno. Bella morte. Lazel. Salta. Madonna. Lazel. Ma che cazzo? Signora. Porca miseria. Non ti preoccupare che waste poco. 1-8 danni? Davvero così poco? Ecco, incalzare. Minchia ragazzi, che bomba. Siete in un certo svantaggio, vero? Sì che lo siete. Cuore scuro si sta rivelando proprio il personaggio inutile che pensavo, comunque, rispetto a ciò che potrebbe essere, vero? Fa proprio sto effetto. Fa veramente sto effetto. Anche se darle un'arma a distanza non farebbe male a nessuno. No, lei deve essere ricalibrata dal prossimo episodio. Completamente ricalibrata. Non ho veramente dubbi, anche perché lei non è la sua, cioè... Int, non... No, non è il suo. Non c'entro niente io. Cioè, non c'entra niente lei. Sono io che l'ho gestita male. Sicuro? Ecco. Senti, ma se ti spingo... Non basta, eh. Ti devo ammazzare proprio. Fuck. Oh. Beccati sta botta. Stiamo giocando con loro praticamente. Anche perché non ci colgono i goblin. Bello. È effettivamente come combattere i goblin in D&D a livello un po' più alto. Minchia che male. Starion, senti, vedi qua e attacca. Ma guarda, salto disimpegno. E mo lo facciamo, guarda. Fai un bel attacco su di lui, ci provi. È poco, 45, ma... E vabbè, succede. Poi fai un saltino. Aspetta, fai un saltino... Fai tipo un disimpegno scaltro. E poi vai qua e fai... Oh no. Ah, riposo breve. Ah, ok. Ho chiesto troppo. Ho chiesto veramente troppo da animale. E c'è roba viva qua ancora. C'è lui. C'è lui. C'è questo qua in alto che non colpirà mai nessuno. E i ragni che sono nostri amici.
Ah, è lui. Vabbè. Senti, Lesel. Salta. Tu però puoi saltare anche in aria. Però poi non ci riesco ad andare più in alto di così. Ecco. Ciao, nemico. Come va? Non posso spingerti? Sì, posso spingerti. Vabbè, ma tu hai. È stato divertente. Allora, posso dire una cosa? Il bersaglio non è bloccato. Cioè, non lo è per niente. È proprio una bugia. Vabbè, io ci provo. Non era bloccato. Chi tocca? Guarda, cuore scuro, posso dire? Casta la lancia. Chi c'è? C'è lui qua sopra. Me lo fa fare? Me lo fa fare. Fantastico. Per il resto, boh, fai così, divertiti, cioè. Oia. È più interessante quello di palla di fuoco per lei, giustamente. Allora. E poi tocca a Sabaku, che a questo punto se la gioca a botte. Oddio, poverino. Ok. E basta. Ce la stiamo proprio chillando qui. E non posso fare niente. Potrei teletrasportarmi, ma il gioco combattimento è finito. L'hai colpita. Che miseria, sono pericolosi sti ragni. Ok, ce la facciamo più semplice? Passiva, disattiva. Attacco, go! È valsa la pena, dai, divertente. Ma adesso ti faccio vedere io la morte che diventi. Guarda un po'. E vabbè. È oltre la gittata standard. Tanto non c'è nessun altro da colpire. Morto. Che famo? C'è lei. E basta. Il combattimento è finito. Sono tutti morti, ragazzi. Sono tutti morti. Salta i turni. Basta. Cioè, vediamo un po' se posso. Ecco. Ok, ora quello che mi chiedo io è: dovremmo parlare anche con la vittima, eccetera. Quick save, perché potrebbe essere finita la puntata. Se vado da Mintara, perché sono tutti morti praticamente. Io entro in combat direttamente con Mintara. The time has come. Questa porta chiusa è molto interessante. Ah no, è uno shortcut. Non se ne sono accorti? Eh no, sono rossissimi. Ma è rossa anche Mintara, quindi. Eh sì, la terza. È che la valuto diversamente perché è Drow e non Goblin, ma alla fine è Nier quanto è durato. Però lui è neutrale. Salve. Io...
posso dire. Vorrei, se posso, come sempre, risparmiarmela questa. E quindi... Dardo stregato, fulmine. Interessante. Blood comes easy these days. Interessante. È ancora neutrale? Non ci ha notato. Non sembra averci notato. Però si muove anche fuori dal... Perché non è in combat. Lui è in combat. Ok. Però se posso... Se lei davvero non ci ha visto per qualche ragione che non comprendo. Chiunque può nascondersi, lo faccia. Ce la giochiamo così. Trentuno? Complimenti. Fai una bella fine, mi sa. Distraiti, va? Temevo che sarebbe successo. Insistiamo. Voglio essere tremendamente concentrato. Non voglio che questa cosa lasci scampo agli avversari. Ci penseranno i ragni, poi. Eccoci qua. No! Perché? Fermo. Se ho sbagliato qualcosa cliccando non a turni è colpa mia. Ma tu non devi uscire di qua vedendoci. Freddo. Tuono. 621 danni. Freccia del fulmine. Non importa. Io non so cosa possa succedere o cosa... Forse sicuramente è una stupidaggine, non cambia nulla farlo. Ma preferisco comprare frecce magiche altrove che non perdere questa opportunità. Colpisci. Minzara. È finita. Livello 6. Anima pura dell'assoluto. Sembravi più simpatica di Nier. Ma non sono venuto qua per trattare. Vieni qui, Mintara. Va bene. Perfetto.
Sei pronto? Questo è il nostro combattimento notturno. Ti preoccupa. Può essere attivo un solo glifo alla volta, ma per personaggio, presumo. Vi dirò. Viene veramente voglia di fare tante run. Tante run. Perché sia Nier sia lei sembrano veramente personaggi interessanti. Brava. Critico? E oltretutto stiamo riuscendo a sopraffarla. Ehi, aspetta un secondo. Nove BF. Non ucciderla non è roleplay. È quasi un capriccio da giocatore. O c'è un po' di roleplay? Ho distrutto Nier senza pietà. Perché dovrei far sopravvivere Minthara, la capa dei goblin? Perché dovrei? Non ho ucciso il cacciatore di taglie, non ho ucciso i bambini. Perché Minthara dovrebbe essere risparmiata? Cosa ha da offrire? Il fatto è che qui vince la curiosità. Se nella mia fantasia mi sarebbe piaciuto poterle andare a parlare con i capi goblin morti e trattare con lei. Perché ha un carattere che mi intrigava, come Nier in realtà. Solo che Nier era più il capo che trattava gli gnomi come animale. Lei forse è teatralità. Forse è più teatrale. Sono un po' una puttana della teatralità. È solo curiosità, ragazzi. Di roleplay non avrei nessun motivo. Ma non è lo spirito del roleplay. Ammetto di voler giocare anche un po'. Ah, non so cosa pensate. Sono sicuro che un sacco di voi state urlando: sì, che bello, non la uccide perché sapete qualcosa di lei. Oppure un: ah, oh, vabbè, tanto non succede un cazzo. Ragazzi, io sono qua con voi. Sono qua con voi e tutto è documentato, quindi giochiamo? È fonte del caso, eh? Dadi tirati e occasione proposta. Se non riesco a stordirla, il ragno la ucciderà. Ora è tutto nelle mani dei dadi e di una pozione di velocità, ovviamente. Quello non bastasse un colpo. 55? Effettivamente poco. Quanta ci ha? 16? Neanche tanta. Cioè, neanche troppa. 4-13 danni, tagliente. Tiro per colpire. Bere una pozione di velocità. Che turno consuma? Certo, però se l'ammazzo prendo. Intanto non li mangio. O almeno non è. Credo sia quello che voglio fare. È un'azione bonus bere, vero? Sì. È un'azione bonus. Ok. 55%. Vai.
L'ho fatto. Allora Mintara. Aspetta, perché la tua lira del ragno è super fica? La mia non è fica. È fica anche la mia. Cos'hai? Stivali del passo lungo. Mentre ti concentri non puoi essere buttato a terra prono. Carino. Armatura leggera più una prova di furtività. Oh. Allora, mi dispiace molto spogliarti, signorina. Mi dispiace fino a un certo punto, però sei stordita, perché è molto poco elegante. Che stile, Mintara. Scusami. Una mazza, un pugnale. Cyanide. Una volta per riposo breve, quando manchi il bersaglio, puoi avvolgerlo di luminescenza per due turni. Che ci faccio con luminescenza? Non puoi diventare invisibile e le altre creature hanno vantaggi di per colpire. Oh, bene, questo lo prendiamo. Oh mio Dio, intimo di Mintara. Ah, she has been bubazaid. Non lo so, il termine cretino che stavo cercando di inventare. Va bene, va bene. Abito comodo di Mintara. Sebbene l'influenza di Lolt sia minima in questo vestito, c'è comunque qualcosa della cultura arniesca e inflessibile dei Drow. È molto volgare da parte mia stordire. Ehi, è un'umiliazione. Magari lei sarà da... È viva! Mi ringrazi. Oddio, no, sono... Non è il, per... non, il mio personaggio non direbbe mai una cosa del genere. Però in effetti la stiamo umiliando. È un'umiliazione tremenda. Sta perdendo tutto. Cosa dicono le mutandine? Fatte in egual misura di stoffa e ragnatele indurite. È incredibile, è geniale. È geniale e... Guanti di cuoio d'oro. Questi guanti, ricavati dalla pelle delle lucertole che vivono nelle viscere dell'Underdark, i bullet, erano concepiti per non vedere mai la luce del giorno. Questo credo che sia uno dei migliori due o tre episodi dell'intera serie. Cioè, magari non nel contenuto, ma nella mia esperienza di giocatore lo è stato. Stivali di bell'aspetto. Possono durare ancora per molti anni. Puoi tenerla. Puoi tenerla. Puoi tenerla. Questa è una cosa da Sabaku, bardo, figlio di puttana però. Ehi, ha cercato di ucciderci. Ed aveva tutti gli strumenti per farlo. Che mi ringrazi. Se ne vada a casa. Se l'assoluta glielo permetterà. Ehi, non sono io il suo servo. Fammi vedere, ti prego. Uccidi tutti i capi del campamento goblin. Non l'ho uccisa, però. Non l'ho uccisa, anche se non ho ben capito cosa comporta. Ormai siamo arrivati circa all'episodio 5, forse no, al 6, credo, al 6, pubblicato. E voglio controllarlo in diretta, non voglio fare gaff temporali, voglio che voi abbiate un'idea di quello che succede intorno a questa stupenda, indimenticabile serie. L'episodio uscito per ultimo della mia serie, dello spirito dell'algoritmo su Baldur's Gate 3, che poi spirito dell'algoritmo è proprio un termine che ha poco senso. È il sesto, ok. E mi avete scritto che in teoria, se io li stordisco, appunto non posso interagirvi, ma un giorno potrebbero riapparire perché vengono considerati comunque fatti sopravvivere. Non so quanto questo può avere delle conseguenze reali, cioè non è il Matrix, porca puttana, però figata. Per esempio, vediamo qua.
E noi abbiamo anche lo studio, il abbiamo il l'ascensore, la lanterna. Magari la sacerdotessa Gut avrebbe potuto aiutarci, ma essere una goblin si è dimostrato fatale per lei. Non ci avrebbe mai tolto il parassita, ma scusate, per lei era una benedizione. Dovremmo trovare un altro modo per rimuovere il parassita. Merda, mi sta dicendo... Mi ha metacriticato perché io ho fatto il razzista nei confronti dei goblin. Cazzo. Cazzo. Guarda che Mintara è morta. Non è vero. I goblin non hanno un capo. Non saranno più una minaccia. Dovremmo dirlo ai tiefling. Ok, signori. È stato incredibile. È stato incredibile. Alla prossima. Alla prossima.